Nadia Malavasi. Il 23 ottobre di, possiamo dirlo Nadia, certo, di 46 anni fa, venne alla luce Nadia senza avambracci e senza la gamba sinistra. I medici addirittura proposero alla mamma, ai genitori appena nata, di fare un'iniezione e di farti morire. I tuoi genitori, tua madre soprattutto, ha detto mai, si è rifiutata. Ed è una vita, e sono esattamente 46 anni che Nadia combatte e ha una forza incredibile e una serenità, una gioia nei suoi occhi. Eccola qua, grazie di essere qua, Nadia. Grazie a voi. Vogliamo spiegare perché tu sei nata con questo handicap, con questo grande handicap, perché sì, era forse una... ci sono dei responsabili? Sicuramente, però è da tanto che viene oscurata questa storia, particolarmente in Italia, nonostante i tentativi che sono stati fatti dai genitori di appunto tentare dei risarcimenti, però la fabbrica produttrice del principio attivo, sì, era la Chemie Grünenthal. Esatto, è un farmaco che negli anni 50, e vogliamo anche dire per chi sta a casa, era un farmaco che negli anni 50, inizio anni 60, veniva dato alle donne in stato di gravidanza. In Italia c'erano 7 ditte produttrici, sì, e 10 prodotti. Questo farmaco naturalmente ha causato questi gravissimi danni. Sì. Quanti sono in questo momento solo in Italia? Ecco, questo non lo sappiamo perché appunto è stato tutto oscurato e non ci sono dati precisi, non è mai stato fatto un censimento ed è quello che noi adesso come associazione ci proponiamo di ottenere. Sono stati già fatti parecchi passi in avanti, nel senso che la nostra associazione si pone come interfaccia finalmente con le istituzioni e per questo lanciamo oggi questo appello anche, certo, di coraggio, di incoraggiamento a tutti i miei compagni di sorte, diciamo, perché vengano alla luce, si facciano avanti con i loro diritti, tutti quelli nati intorno dal 1958-59 al 63, perché è giunto il momento che le nostre richieste finalmente sono state ascoltate dal sottosegretario Casellati, del Ministro della Sanità. Adesso io vorrei parlare della tua storia, sì, possiamo parlarne, perché altrimenti poi sicuramente noi avremo modo durante la nostra trasmissione di ritornare, magari non oggi, però, insomma, di parlare anche della tua associazione. Adesso però voglio raccontare la tua storia. Va bene. Quando ti sei accorta, Nadia, dell'handicap che tu avevi, quando ti sei accorta di essere una bambina diversa dagli altri? Quello da subito, appena, da subitissimo, insomma. Beh, uno riesce a vedersi, a vedere il proprio corpo, a sentire i commenti degli altri bambini, per cui da subito, diciamo, da piccolina. Senti, noi abbiamo trovato un filmato, questo è un filmato del 1972, e di un programma che si chiamava allora di grande successo TV7, che ancora c'è peraltro. Ecco, vediamo insieme questo filmato, perché tu non lo vedi da allora, allora eri una bambina di 11 anni. Sì, 11 anni. Di 11 anni. Vediamo insieme questo filmato perché il cronista, il giornalista, è un giornalista molto, molto famoso e so che è rimasto nel tuo cuore. Vediamo insieme il filmato. Nadia, tu hai avuto difficoltà con gli altri? No. Non ho avuto difficoltà a farmi delle amiche, a giocare con loro, divertirmi. Per te la vita è normale allora? Sì. Sei anche felice? Sì. Non ce l'hai con nessuno? No. Che cosa ti hanno raccontato quando hai cominciato a capire? La verità, insomma, che quando sono nata, insomma, mi sono mancate un po' le parole.
Terribile, avevo il raffreddore. Tu ti ricordi, vero? Perché sì, prima mi ricordo benissimo la sorpresa di avere Emilio Fede in casa. Tu mi hai detto che era bellissimo. Era bellissimo, sì, sì. Entrò tutto elegante con un trench chiaro, me lo ricordo ancora benissimo, sì. E tu mi hai detto che tu sei molto legata a lui, anche se non vi siete mai più visti da allora. No. Sì. Perché lui ti ricorda anche il tuo papà, che poi assomiglia molto, sì, assomiglia molto a tuo padre. Noi ti facciamo questa sorpresa. Emilio non può essere qui in studio, però grazie Emilio, lui è in collegamento da Milano. Emilio Fede! Ciao Mara, ciao Nadia. Ciao. Emilio. Sono molto contento di essere qui. Molto, ti ringrazio. Anche noi. Ti ringrazio per l'invito. Anche noi, grazie. So di vedere Nadia, bellissima. Pensa. Coraggiosa. Troppo buono. Emilio, ma tu te la ricordi da bambina? Certo. Io ho appartenuto a quel gruppo storico di TV7 con Brando Giordani, con Zavoli, con Emanuele Milano, sotto la supervisione straordinaria di quello straordinario direttore generale che è stato Ettore Bernabei. Andavamo in giro per l'Italia a tentare di scoprire i problemi, no? Io mi ricordo che sono andato in quel lontanissimo paese dove c'era la fabbrica che ha prodotto il talidomide e ho perso, racconto questo particolare perché aiuta a sorridere forse, non parlavo una parola di tedesco e quindi sono andato partivo da Milano in treno col vagone letto, sono corso all'ultimo momento, chiedo al capotreno, devo andare ad Aquisgrana. Aquisgrana, nine. Insomma, ho fatto stacchi, ho perso il treno e ho dovuto fare il viaggio tutta la notte per arrivare ad Aquisgrana. Nine, nine, perché per loro Aquisgrana è Aachen e quindi il capotreno che era tedesco non sapeva assolutamente cosa fosse Aquisgrana. Ho fatto questa inchiesta per TV7, ho riportato alla luce una tragedia, un dramma che purtroppo ha colpito tante persone. Oggi vedere Nadia mi commuove perché è bella e ha mantenuto quel coraggio che aveva quando l'ho intervistata bambina, che sei felice? Sì, perché lei era felice di essere viva, di essere accanto alla famiglia che certamente l'ha aiutata a crescere nel rispetto della solidarietà, e noi tutti dobbiamo qualcosa a queste persone che soffrono, hanno il coraggio della sofferenza e hanno soprattutto la forza della solidarietà. Brava Nadia. Grazie. Emilio, tu sai che oggi Nadia è una mamma felice, è una moglie, perché Nadia si è sposata, ha un marito anche molto bello. Ci sono le foto del matrimonio, volevamo fartele vedere. E sì. Ha compiuto anche gli anni il 23. 23 ottobre ha compiuto gli anni. Credo. Sì, 23 ottobre sì. Ha compiuto gli anni. Però sono tutto di lei. Lei, io lo so, l'ho visto adesso quando abbiamo visto questo filmato. Lei era una bambina con gli occhi sereni, oggi è una donna, una madre, una moglie, con gli occhi sereni. Cioè io, splendenti. questo mi colpisce. Sì. Mi piacerebbe Nadia, vedere... guardami negli occhi, Nadia. Guarda, Emilio, guarda che però è un po' innamorata di te, te lo voglio dire, me l'ha confidato. Sì, beh, vabbè, voglio dire, posso essere solo fiero di essere innamorato, che qualcuno, ho già mia moglie che è coraggiosa, è una vita, voglio dire, un punto, ma non mi fate confondere, la guardo negli occhi e dico, Nadia, ti amo per quel che posso. Emilio, io ti ringrazio tantissimo, so che tu devi scappare, per cui io ti ringrazio di essere stato qua. Io ringrazio voi, con noi. Spero. Voglio rivolgere un invito a Nadia, o lei lo rivolga a me, di incontrarci a Roma con la sua famiglia. Sarò felicissimo. Dove vive? Felicissimo di vederla. A Padova. Emilio, siete vicini, tu a Milano, lei vive a Padova. Ma io a Padova, scusami Nadia, ma io a Padova ho tanti parenti, delle cugine, allora, dei cugini, ma per Bacco, ma Padova è un passo. Guarda, Nadia, invitami a cena a Padova. Senz'altro, va bene? Tante domande. Grazie. Ciao a Mara. Tante cose da chiedere di Emilio, grazie. Complimenti. Grazie per questo collegamento. Ciao. Sei stato davvero molto carino, perché lui aveva davvero grandi impegni, e io è da ieri perché volevo farti questa sorpresa. È una bellissima sorpresa. Sono felice di averlo fatto. Grazie. Per te, per lei, per tutti voi. Grazie. Che ricordate la mia ex casa, parlo della Rai. Ti manca? La ricordo con grande affetto e con grande rispetto. Oggi sto bene dove sto, ma io dico sempre che la Rai per me è stata madre
ma non matrigna. Buona giornata. Emilio, ma mai dire mai nella vita però, eh? No, no, no. Magari un programma insieme mai... noi due. Ah, io e te volentieri, Mara. Poi ci incontreremo a metà strada, su una scogliera, dai. Il nostro scoglio, ma non lo possiamo svelare. Ma sì, non ha niente. Ciao. Grazie, ciao Emilio, grazie, grazie di cuore. Grazie, grazie, grazie. Nadia, dove si trova la forza di andare avanti, di avere una vita normale quando invece ci sono dei problemi, perché nel senso che problemi proprio quotidiani, no? Sì, io so che quotidiani ci sono. Tanti, sì. Dove hai trovato tu la serenità? Tu avevi tua mamma che ti stava vicino e l'hai persa molto giovane. Sì, avevi un fratello più grande che abbiamo visto mentre scriveva, lui faceva i compiti, mentre Emilio Fede ti intervistava. Hai perso lui e tuo papà in un incidente di macchina pochi anni fa. Voglio dire, come si fa ad andare avanti quando poi si rimane da soli? Da soli. Sì, sono state esperienze veramente durissime, però ero già evidentemente sufficientemente grande, nel senso come personalità formata, per ricordarmi bene tutti i loro insegnamenti, la fermezza morale, una fede profonda, la voglia di vivere e di cercarmi una qualità di vita non trovata per la strada, insomma, ma costruita piano piano, sempre limando il carattere, che naturalmente è un compito di tutti, limare il proprio carattere, cercare sempre il lato positivo. A chi devi dire grazie? Beh, innanzitutto alle mie associate vorrei esprimere un ringraziamento particolare a una signora molto generosa di Modena, che si chiama Luisa Baschieri. E visto che siamo nella zona Modena, anche a Paola Ferrari, che ha contribuito molto anche dandomi nominativi di altri associati. Comunque le associate sono, sì, le associate sono loro, soprattutto sono il consiglio direttivo, vicine. L'avvocato Stivan, la signora Franco, la dottoressa Cappelletto, quelli che mi curano la pagina web. Senti, un'ultima cosa, quando tu aspettavi tuo figlio, tu hai avuto quello che tutte noi mamme abbiamo, no? Sì. Diciamo sempre l'importante che maschio o femmina, non ci frega niente, l'importante che sia sano. Ecco, che stia bene. Con quello che hai avuto tu, con quello che è successo a te, hai temuto per tuo figlio? Come hai vissuto la gravidanza? Beh, molto serenamente, perché io prima mi ero fatta fare tutte analisi genetiche. A Padova abbiamo un centro di genetica con i fiocchi, insomma, c'è il professor Tenconi, ero andata a farmi vedere, a farmi visitare, quindi ero abbastanza riuscita a racimolare abbastanza serenità per affrontare questo lieto evento, diciamo. Nadia, abbiamo finito. Grazie. Grazie davvero. Grazie Nadia. Come andiamo avanti? Andiamo avanti con... Eccola qua, Christel Carrisi!